Disse ancora, un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre. Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi coi baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi». Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò il collo e lo baciò. E il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai suoi servi: «Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: «È tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose a suo padre: «Ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato». Il padre gli disse: «Figliolo,
tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.